Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà divina e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 68, 8 marzo 1914, seconda parte. Un altro giorno, stando soffrendo, mi sentivo di non poter far nulla, onde mi sentivo oppressa, e Gesù, stringendomi tutta, mi disse: Figlia mia, non affannarti, cerca solo di stare abbandonata nella mia volontà, ed io farò tutto per te, perché è più un solo istante nella mia volontà che tutto ciò che potresti fare di bene in tutta la tua vita. Ricordo ancora che un altro giorno mi disse: Figlia mia, chi veramente fa la mia volontà può dire che per tutto ciò che si svolge in sé, tanto nell'anima quanto nel corpo, ciò che sente, ciò che soffre, può dire: Gesù soffre, Gesù è oppresso, perché tutto ciò che le creature mi fanno mi giunge fin nell'anima in cui dimoro che fa la mia volontà. Sicché se le freddezze delle creature mi giungono, la mia volontà le sente ed essendo la mia volontà vita di quell'anima, di conseguenza ne avviene che anche l'anima le sente. Sicché invece di affliggersi di queste freddezze come sue, deve stare intorno a me per consolarmi e ripararmi per le freddezze che mandano le creature. Così se sente distrazioni, oppressione ed altro, deve stare intorno a me per sollevarmi e ripararmi, non come cose sue, ma come mie. Perciò l'anima che vive nella mia volontà sentirà tante pene diverse a secondo le offese che mi fanno le creature, ma repentinamente e quasi da soprassalto, come pure proverà gioie e contenti indescrivibili. E se nell'una devo occuparsi a consolarmi e ripararmi, nelle gioie e contenti a goderseli. E allora la mia volontà trova il mio tornaconto, altrimenti ne resterà contristata, senza poter svolgere ciò che contiene il mio volere.
Un altro giorno mi disse: figlia mia, chi fa la mia volontà assolutamente non può andare in purgatorio, perché la mia volontà purga l'anima di tutto, ed avendola tenuta così gelosamente in vita custodita nel mio volere, come potrò permettere che il fuoco del purgatorio la tocchi? E poi al più le potrà mancare qualche abbigliamento, e la mia volontà, prima di svelarle la divinità, la va abbigliandole tutto ciò che le manca, e poi mi svelo. Capitolo 69, 14 marzo 1914. Quest'oggi stavo fondendomi tutta in Gesù, ma tanto da sentire al vivo e reale tutto Gesù in me, e mentre lo sentivo mi ha detto, ma in modo così tenero e commovente che il mio povero cuore si sentiva crepare: figlia mia, mi è troppo duro non contentare chi fa la mia volontà. Come tu vedi, non ho più mani né piedi né cuore né occhi né bocca, nulla mi resta. Nella mia volontà che ti sei presa, di tutto ti sei impadronita, e da me nulla mi resta. Ecco perciò i tanti gravi mali che inondano la terra non piovono i flagelli meritati, perché mi è duro non contentarti. E poi come lo posso, che non ho le mani e tu non me le cedi? Se mi saranno assolutamente necessarie, sarò costretto a farti un furto, oppure convincerti in modo che tu stessa me le cederai. Come mi è duro dispiacere chi fa la mia volontà, dispiacere me stesso. Io ne sono rimasta stupita di questo parlare di Gesù. Non solo, ma vedevo davvero che io tenevo le mani, i piedi, gli occhi di Gesù e gli ho detto: Gesù, fammi venire, e lui, dammi un altro poco di vita in te e poi verrai. Capitolo 70, 17 marzo 1914. Continuando il solito mio stato, il mio amabile Gesù continuava a farsi vedere in tutta me e che io possedevo tutte le sue membra, e si mostrava tanto contento che, parendo di non poter contenere questo contento, mi ha detto: figlia mia, chi fa la mia volontà entra a parte delle azioni ad intra delle divine persone. Solo per chi fa il mio volere è riservato questo privilegio, non solo di prendere parte tutte le nostre opere ad extra, ma da queste passa alle opere ad intra. Ecco perciò mi è duro non contentare chi vive del mio volere, perché stando l'anima nella mia volontà, sta nell'intimo del nostro cuore, dei nostri desideri, dei nostri affetti, dei pensieri. Il suo palpito, il suo respiro ed il nostro è uno solo. Sicché sono tali e tanti i contenti che ci dà, i compiacimenti, la gloria, l'amore, tutti di modi e di natura infiniti, niente dissimili dai nostri, che come il nostro amore eterno uno rapisce l'altro, l'uno forma il contento dell'altro, tanto che non potendo molte volte contenere questo amore e questi contenti usciamo in opera d'extra, così restiamo rapiti e felicitati di quest'anima che fa il nostro volere. Quindi come rendere scontenta chi tanto ci contenta? Come non amare come amiamo noi stessi, non come amiamo le altre creature, chi ci ama col nostro amore? Con quest'anima non ci sono cortine di segreti tra noi ed essa, non c'è nostro e tuo, ma tutto è comune. E ciò che noi siamo per natura, impeccabili, santi, eccetera, l'anima la rendiamo per grazia, affinché nessuna disparità stesse tra lei e noi. E come noi non potendo contenere il nostro amore usciamo in opera d'extra, così non potendo contenere l'amore di chi fa il nostro volere, la usciamo fuori di noi e la ditiamo ai popoli come la nostra favorita, la nostra amata, e che solo per lei e per le anime simili facciamo discendere i beni sulla terra, e che la terra solo per loro amore la conserviamo. E poi la rinchiudiamo dentro di noi per godercela, perché come le divine persone siamo inseparabili, così si rende inseparabile da noi chi fa il nostro volere. Beh, abbiamo ripreso la meditazione da dove si è interrotta, ecco, ieri, dato che la prima parte del capitolo 68 ha cooptato, diciamo, tutta l'attenzione della meditazione. Oggi approfondiamo gli altri punti, ecco, abbiamo aggiunto, ecco, questo capitolo 70, che è questo molto profondo e molto importante. Cerca solo di stare abbandonata nella mia volontà. È la prima sollecitazione che in quest'altro giorno, come Luisa dice, ricordiamo che questo capitolo 68 è una collezione, diciamo così, di eventi occorsi nei giorni precedenti che Luisa ricorda e che racconta. Quindi si tratta di tutta una serie di visite e di argomenti distinti che il Signore ha trattato con Luisa, che sono accomunati soltanto dal fatto che l'ha scritti tutti in questa data, quindi nel 8 marzo, no? Abbandonata nella mia volontà, ed io farò tutto per te. Il tema dell'abbandono è assolutamente
uno dei grandi temi della vita nel divin volere, molto più importante di quanto noi pensiamo ed anche molto più difficile per certi aspetti di quanto si possa pensare. Ecco, dobbiamo pensare proprio al termine abbandonarsi. Sta abbandonato chi rinuncia a preoccuparsi ed occuparsi di se stesso. Questa dimensione del lasciar fare al Signore, rettamente inteso ovviamente, perché non è né quietismo né fatalismo, ma è davvero immergersi in quell'onda del divin volere. L'immagine è quella del Salmo 130: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Ecco, Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, no? Non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze, sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Questa è l'immagine di chi sta abbandonato. Abbandonato nella divina volontà, che non si sente mai abbandonato da Dio, perché questa è proprio, cioè, la percezione di chi pensa che Dio l'abbia abbandonato, che Dio non si curi di lui o che Dio non esiste, è proprio all'antipode opposto rispetto a chi si abbandona completamente in lui, nella certezza proprio incrollabile che nulla, ma proprio nulla, può minimamente scalfire e toccare. Qui poi Gesù ne dice di grosse: un'anima che sinceramente voglia in tutto e per tutto, ci provi, cerchi, lo desideri ardentemente, fare tutto quello che Dio vuole, imparare a vivere immerso, ecco, in questa potenza che è la divina volontà. Gesù, tra gli effetti straordinari, perché qui si vede benissimo, no? Il tipo di fusione che comporta questa vita, cioè è una forma di unione molto intensa. Qui sembra chiaramente di vedere, sia in tutti questi tre capitoli, la vita della Madonna, no? Allora, quante volte, ma questo non soltanto negli scritti di Luisa, no? Anche in altre opere che parlano di Gesù e di Maria, della mistica, si vede proprio come, a parte che erano anche mamma e figlia, quindi mamma e figlio Gesù e Maria, no? Ma era come se quelle due vite fossero, come dire, intrecciate, tipo le liane delle foreste africane, no? Quindi in maniera assolutamente inestricabile, cioè erano certamente due persone distinte, ma la vita di Gesù era la vita di Maria, la vita di Maria era la vita di Gesù. Una sofferenza del cuore di Gesù riverberava all'ennesima potenza nel cuore di Maria e viceversa. Così come una gioia di Gesù era una gioia di Maria e viceversa, no? Qui Gesù fa riferimento a entrambe queste dimensioni. Dice: se io soffro qualcosa, se sento un'ingratitudine, no? L'anima sentirà questo stato di sofferenza dovuto dalle freddezze delle creature. E non deve quindi, e quindi che succede? Che l'anima si sente fredda, ma se è fusa con la divina volontà, quella freddezza non è altro che il riverbero in sé della freddezza che Gesù sente a causa dell'ingratitudine delle anime. Dice, quindi cosa devo fare dinanzi a questo? Non temere che Dio mi ha abbandonato, che mi lascia freddo, ma pensare è la freddezza che Gesù riceve dalle anime, che riverbera in me, e quindi stammi intorno per consolarmi e ripararmi. Oppure, se sente distrazioni, oppressione d'altro, secondo le offese che mi fanno le creature. E così pure in certi momenti uno è preso da gioia e contento indescrivibile. Queste sono cose che occorre viverle, evidentemente, per comprenderle. È chiaro che qui si sta a dei livelli abbastanza elevati di unione con la divina volontà. Non dobbiamo subito, ecco, su questo commettere l'errore grossolano. Cioè, io credo che una cosa importante quando ci si accosta a questo mondo è sempre conservare una grande umiltà ed una bassa stima di se stessi. Non cominciare subito a dire mi sento freddo, quindi sento la freddezza di Gesù in me. Calma, questa è una cosa che certamente succede, e
se si giungerà ad un elevato grado di unione con la divina volontà, questo certamente succederà. Ecco, il problema è che prima di darci questi attestati, siamo sempre molto molto cauti. Ecco, qui Gesù sta parlando di un effetto che consegue ad una vita davvero di unione e di fusione, no? Così come l'ultimo punto che affronta il capitolo 68 è il purgatorio. Ora, è evidentissimo che un'anima che in tutto fa la divina volontà con perfezione e vive fusa in essa, quindi non, cioè, come fa andare in purgatorio? Il problema è che giungere a questi livelli è un grande obiettivo, è un punto di arrivo di un cammino, certamente non possiamo considerarlo un punto di partenza, no? E quindi anche queste cose non devono farci crogiolare in pensieri un po' superbetti del tipo: ah, bello, stiamo là di notte, io non faccio manco il purgatorio. Calma, questo lo faremo dire eventualmente al nostro Signore, no? E teniamo sempre presente quello che abbiamo visto ieri. Tutto questo accade a chi? A un'anima che muore nel divin volere. C'è sempre questa premessa fondamentale, quindi fino a quando non si è consumata questa morte dell'anima nel divin volere, la totalità di questi effetti non possiamo immaginarcela per noi. Qualcosa certamente lo sperimenteremo, no? Quindi sicuramente un po' di purgatorio di meno ce lo faremo, insomma, no? Ecco, quindi a dire da lì a dire che non ci andiamo per niente, insomma, questo lo facciamo dire al nostro Signore, ma non perché non sia vero, perché questo è vero, così come vedremo dopo, no? Quando Gesù dice a un'anima che vive in questo modo: io gli do per grazia quello che io sono per natura, quindi la rendo santa come me e addirittura impeccabile. La Madonna questo l'ha vissuto. È opinione comunissima di tutti gli scrittori che come Gesù Cristo fosse impeccabile, così la Madonna era impeccabile e di fatto, anche se uno non credesse che è impeccabile, la Madonna peccati non ne ha fatti. D'accordo? E dice: ma la Madonna era Immacolata. Sì, la Madonna era Immacolata, ma ci sono delle anime, Santa Margherita Maria Lacocque, per esempio, è il caso più evidente, che ricevettero da Gesù il dono della, si chiama così tecnicamente, della confermazione in grazia. La confermazione in grazia rende la persona non più peccabile, non più soggetta al peccato. È chiaro che questo non è che le toglie la libertà, ma questo è il coronamento, capite, di una vita spesa continuamente, consumata continuamente a fare in tutto quello che Dio vuole. Quindi questo dono, come dire, è un coronamento, cioè quando Dio vede, tu glielo dimostri, non a chiacchiera, andando a leggere la biografia di Santa Margherita Maria Lacocque, no? Che in tutto e per tutto io voglio soltanto fare quello che vuoi tu, voglio solo amarti, voglio solo consolarti, voglio solo ripararti, sono pronto a soffrire qualunque cosa per te, a fare qualunque cosa per te, ma non a chiacchiere, ripeto, a fatti, e questo è reiterato nel corso del tempo, quindi perché non è l'entusiasmo di un giorno, ma è frutto di una vita quotidiana, fedele e costante. Allora, perché il Signore ti conferma in grazia? Perché sei tu che gli hai detto: ti ho dimostrato che io non voglio fare altro che quello che tu vuoi, siccome rimango un essere umano e a causa della mia debolezza intrinseca posso combinare un guaio, dato che io ti ho dimostrato che non lo voglio fare, non a chiacchiere, ma coi fatti, mi metto nelle tue mani e ti dico: benissimo, allora, come coronamento di questo, da oggi in poi ti sostengo io e non permetterò che tu cada in peccato. Questo non vuol dire che a causa della nostra condizione terrena non ci siano delle imperfezioni, soprattutto le imperfezioni involontarie. Quindi anche Santa Margherita Maria Lacocque, confermata in grazia, si confessava tutte le settimane, questo per sempre evidenziare, perché le confessioni dei santi non sono come le confessioni dei peccatori, no? Santa Gemma Galgani confessava solo imperfezioni e quasi tutte involontarie, d'accordo? Ecco, però
questo lo sappiamo, insomma, da ciò che scrisse il suo stesso confessore dopo la sua morte. Però si confessava, e si confessava in lacrime, d'accordo? Perché per un'anima così unita al Signore, veramente, questo, il Signore ci conceda la grazia di poterlo sperimentare, no? Con una piccola imperfezione, si avverte, si sente, ecco. E questa è una caratteristica della nostra condizione, fino a quando il Signore appunto non ci elevi ad altro, no? Al tempo stesso poi però Gesù dice che quindi come la vita di Gesù riverbera nell'anima unita alla divina volontà, è anche vero il contrario. Cioè Gesù dice: mi è troppo duro non contentare chi fa la mia volontà. E poi addirittura dice nell'ultimo paragrafo che chi giunge ad un elevato grado di unione con la divina volontà, dice, non solo prende parte a tutte le opere ad extra, ma da queste passa alle opere ad intra. Per questo, spiegami, è duro non contentare chi vive nel mio volere, ecco la connessione dell'ultimo capitolo col secondo, perché stando l'anima nella mia volontà, sta nell'intimo del nostro cuore, dei nostri desideri, dei nostri affetti, dei pensieri, attenzione, il suo palpito, il suo respiro ed il nostro è uno solo, quindi il movimento contrario, come il palpito, gli stati d'animo, le sofferenze di Gesù riverberano nell'anima unita con lui attraverso la divina volontà, e quindi lei sente materialmente gli stati d'animo di Gesù, che sono, li percepisce come propri, ma in realtà sono i riverberi di quelli del Signore, vale anche il contrario. Il suo palpito, il suo respiro ed il nostro è uno solo. Quindi Gesù ci dice che misteriosamente, ma realmente, in un modo che soltanto lui, insomma, che conosce com'è, cioè io so quali sono le azioni di Dio ad intra. Le azioni di Dio ad intra, questo per la nostra conoscenza, sono solo due, sono, che sono la generazione eterna del Verbo e l'aspirazione dello Spirito Santo. Fine delle operazioni di Dio ad intra, sono finite, che sono quelle operazioni per cui Dio è ciò che è, sono le operazioni che, come dire, danno vita secondo il nostro modo di pensare, anche se la vita ce l'ha sempre avuta perché è una vita eterna e ingenerata, alla Santissima Trinità. Ma è veramente tanta roba questo qui, cioè, leggere questo, dice, chi fa il mio volere ha questo privilegio, che non solo prende parte a tutte le nostre opere ad extra, quindi ecco quando Gesù dice tu ti fondi nel mio divino volere, partecipi delle mie opere, quindi sei con me quando io creo il sole, il mondo, eccetera eccetera, no? Però queste sono cose che ci sembrano strane, però ci sono dei passi, per esempio, dei libri sapienziali che parlano di questa sapienza con la S minuscola che partecipava a tutta l'opera creativa di Dio, ci sono nella Bibbia, che diversi autori vedono questa partecipazione all'opera creativa di Dio compiersi, essersi compiuta in Maria Santissima, non nel senso che preesisteva che quindi era presente realmente alla creazione, ma qui dobbiamo sempre fare lo sforzo del passaggio tempo-eternità, e in vista della sua creazione, della sua venuta sulla terra, quindi della sua presenza in Dio come pensiero stupendo e chiaramente meraviglioso, e per la unione unica che avrebbe avuto con lui e con i suoi voleri, era presente. Per questo annullamento della dimensione del tempo nell'eternità divina, no? È anche abbastanza forte e, come dire, consolante, ma anche santamente sconvolgente, se uno ci pensa, riflettere, considerare su quello che Gesù afferma di un'anima che fa con perfezione il divin volere. Sono tali e tanti i contenti che ci dà, i compiacimenti, la gloria, l'amore, tutti di modo e di natura infiniti,
che come il nostro amore eterno uno rapisce l'altro, questo ci sta parlando della vita intratrinitaria, l'uno forma il contento dell'altro, tanto che non potendo molte volte contenere questo amore e questi contenti usciamo in opera ad extra, cioè perché Dio ha creato l'universo? Semplicemente per far fuori uscire questo incontenibile amore, vita e felicità che in se stesso ha, perché qualcuno al di fuori di lui, capace di poterlo godere, tali sono le creature intelligenti, potesse goderne, non c'è nessun altro motivo per cui Dio ha creato. È stato un atto di assolutamente libero e dettato dal puro amore. Però tutte queste cose, così restiamo rapiti e felicitati di quest'anima che fa il nostro volere. Questa è un'affermazione veramente grande, cioè se uno si mette a pensare dice ma io che sono un poveretto, che sono una povera creatura, un mortale limitato nel tempo, nello spazio, imperfettissimo, usando un eufemismo, peccatore se non in atto, come si spera, quantomeno in potenza, e molto probabilmente un po' di più nella vita passata rispetto ad adesso. Io, questa è la domanda che chiunque ascolta e fa questa meditazione può e deve porsi, io posso diventare il compiacimento di Dio, dargli gloria, dargli amore, dargli contenti immensi, far restare Dio rapito e felicitato, e tutto questo se e quanto e in quanto imparo a vivere di divina volontà. Gesù dice questo, dice sicuramente, cioè ecco, proviamo a metterci la Madonna, diciamo, facciamo che quest'anima sia la Madonna, allora se è la Madonna, penso che divenga facilissimo, insomma, ecco, assentire e consentire senza difficoltà queste affermazioni, perché la Madonna è stato tutto questo per Dio, senza nessun dubbio. È stato, lo è e sempre lo sarà. E, però, certamente, non diventando uguali a lei, ma i romani dicevano sempre mutatis mutandis, quindi fatte le debite proporzioni e le debite distanze, queste anime sono indubbiamente tanto care a Gesù e fonte di tante gioie per loro, per la Santissima Trinità. Ancora, con quest'anima non ci sono cortine di segreti tra noi ed essa, non c'è nostro e tuo, ma tutto è comune. Anche qui, se si pensa subito a Maria Santissima, la depositaria, io personalmente non credo che ci sia alcun segreto, ma neanche uno, tra Dio e la Madonna. Cioè tutto ciò che Dio vuole, pensa, fa ed opera, la Madonna ce l'ha in chiaro. Tutto, per grazia certamente, d'accordo? Perché di per sé non potrebbe avere una cosa di questo genere se Dio non gliela concedesse e non lo volesse, ma personalmente, questa è una mia ipotesi, è una mia idea personale certamente fondata, quindi non campata in aria, così è. E prosegue Gesù, tutto è comune e ciò che noi siamo per natura, peccabili, santi, l'anima la rendiamo per grazia. Ecco perché in tanti passi degli scritti si parla di questa santità, come della santità delle santità, del portento dei portenti, insomma, quindi, cioè, che non è altro che un portare fino in fondo, ecco, perché in due parole questa è la vita, la volontà, ecco, il cuore del Padre nostro. Il fiat santificante, ogni tanto è bene ricordarlo, non è altro che fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Cioè fare la divina volontà sulla terra alla divina, cioè come la si fa in cielo. Quindi nel massimo grado possibile e immaginabile per creature umane. Il regno della divina volontà non è altro che il compimento, l'avvento di quel regno che chiediamo ogni giorno nel Padre nostro,
recente catechesi di Papa Francesco, no? Proprio sul Padre Nostro, che hanno proprio commentato: venga il tuo regno, la seconda petizione, venga il tuo regno, perché lo chiediamo? Perché non si vede nel mondo il regno di Dio, non si vede nel mondo il regno della divina volontà, nel mondo si vede il regno di Satana, d'accordo? Ecco, ma il regno noi lo invochiamo tutti i giorni. Dobbiamo pensare, ma ti pare che il nostro Signore questa preghiera non l'ascolterà mai? Quindi che il regno di Dio dovrà essere soltanto limitato a qualche anima santa che lo accoglie e che si santifica? Possiamo sperare che questo regno venga anche sulla terra? Questa è un'espressione tipica, insomma, di certi ambienti ideologici. Sperarlo è certamente lecito. Perché glielo stiamo chiedendo da 2000 anni ogni giorno e in tanti, d'accordo? Quindi il termine del cammino, ecco, diffusione con la divina volontà porta, come dice Gesù, all'inseparabilità. Come le divine persone siamo inseparabili, questo è un dogma di fede, no? Le tre divine persone non sono tre dei. Quindi non si possono concepire l'una separata dall'altra, ma sono un solo Dio in tre persone uguali e distinte, e quindi sono assolutamente inseparabili tra di loro. Analogia, certamente, un'anima che fa il divino volere diviene inseparabile, tanto inseparabile, cioè, capito? Cioè, è un paragone molto forte, perché è impossibile che le tre persone divine si separino l'una dall'altra, eh? Quindi vuol dire che quando realmente si è entrati fino in fondo in questo mondo, si giunge a questo. Poi, io personalmente non sono in grado di dire se l'anima di questone sia cosciente. Come dire, personalmente, fermo restando quello che deve fare nostro Signore, a mio avviso è più prudente non esserne coscienti. Quindi avere questa cosa, ma camminare sempre, ecco, nella santa umiltà, ecco, nel lavoro su noi stessi, fino a quando siamo in questo mondo, per noi sarebbe assolutamente letale, ecco, sentirsi in qualunque minimo modo arretrato, no? Quindi io penso che Gesù, quando parla di queste cose, lo fa per farci comprendere la grandezza di questa vita e innamorarci sempre di più e spronarci a fare tutto quello che possiamo per entrarvi. Non lo so, ecco, se conceda all'anima coscienza di questo, no? Perché si vede anche più avanti negli scritti, chi li sta leggendo, che anche a, come dire, a vita molto inoltrata nel divin volere, come era quella di Luisa più avanti nel tempo, lei ogni tanto cominciava a, come dire, quasi a dubitare: ma sto facendo la volontà tua, non la sto facendo, tu mi hai abbandonato perché non mi vuoi più bene a destra e a sinistra, no? Quindi questo lascia presumere, ci si muove sempre come se fosse una cautela, perché io non ho evidentemente idea di quello che pensi l'Altissimo in se stesso, però lascia presumere che la consapevolezza di questo nella creatura Dio la nasconda. Evidentemente per il suo bene, no? Perché altrimenti sarebbe troppo pericoloso gestire un patrimonio di questo genere rimanendo nella Valle Santa dell'umiltà e senza quindi esporsi a tutte le controindicazioni e pericoli che potrebbero esserci per una tale eventuale conoscenza.
Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo contemplato, come sovente accade in questi passaggi, un largo scorcio specchio della tua vita anche terrena, in te si sono certamente compiute tutte quante queste splendide promesse di nostro Signore che in te sono divenute realtà. Ecco, prendici sempre per mano e aiutaci a camminare verso queste mete, ecco, conservandoci nella Valle Santa dell'umiltà, che è stata sempre in tutta la tua vita terrena la virtù principale, quella che ti ha anche consentito, ecco, di non muoverti mai in nessun modo dal divin volere, senza mai crogiolarti, ecco, su tutte le grandissime grazie che tu certamente in parte, almeno in parte, percepivi, che da questa vita tutta divina ordinariamente conseguono nell'anima. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.